Abbiamo già prorogato ieri l'ordinanza comunale che prevedeva alcune restrizioni, tra le quali appunto la sospensione del mercato, la chiusura delle aree attrezzate. È stata data un'accelerata, diciamo, sui tamponi e quindi anche uno screening. Ecco, le persone possono andare con ricetta del medico liberi, insomma, a farsi il tampone. Non è zona rossa ancora l'Ovest Vicentino, ipotesi ventilata ieri dal governatore Zaia, ma oggi si è reso necessario un confronto fra sindaci della Vallata del Lagno, della Valle del Chiampo, con Regione, rappresentata dall'assessore Manuela Lanzarin, il direttore dell'ULS 8 Berica, dottor Giovanni Pavesi, in videoconferenza. Ecco quanto emerso dalle parole del sindaco di Valdagno, Giancarlo Acerbi. Abbiamo appena finito una call con l'ULS numero 8 e con la Regione Veneto, c'era l'assessore Emanuele Lanzarin e i comuni della Valle del Lagno, più Chiampo e Darzignano. Stessi comuni che hanno adottato già dai primi di novembre un'ordinanza più restrittiva per quello che riguarda le misure anti-Covid-19. È stato deciso per una settimana di attuare ulteriori misure restrittive, una limitazione degli esercizi pubblici, dei bar e dei ristoranti a una anticipazione della chiusura di un paio d'ore, di sentire la diocesi per evitare le messe e le cerimonie religiose in questa settimana, di chiudere tutte le attività sportive ad eccezione di quelle di interesse nazionale e professionistico e di consigliare vivamente alle persone e alle famiglie di evitare gli spostamenti anche per semplici passeggiate e quindi di ricondurre l'attività familiare proprio nel novero degli stretti congiunti. I dati sono in leggero calo, ma l'ULS e la Regione ci spingono sull'onda della preoccupazione che sta serpeggiando ad attuare queste misure restrittive ulteriori per, ripeto, per una settimana fino a venerdì prossimo.